Andrea Valente, sei stato qui per questo importante appuntamento di Bibbio Navaccerino, ti sei confrontato con i ragazzi delle scuole. Quali sono state le tue sensazioni nel presentare questo tuo lavoro? Oh, sono alla fine di un tour di più di una settimana qui in Puglia e incontro sempre volentieri tutti i ragazzi, questi erano di quarta e quinta elementare, e trovo molta curiosità, che in realtà è la chiave di tutto. Senza curiosità noi non saremmo qui oggi, non saremmo esseri umani, non saremmo niente. Anche i gatti sono curiosi, ma non quanto noi. E trovo davvero molta curiosità. E io cerco di stimolarla un po' di più, perché a volte la curiosità ha il difetto di nascondersi e uno non sa neanche di averla. E invece basta a volte toccare dei tasti per far suonare la loro curiosità, come un pianoforte. Senti Andrea, quanto è importante culturalizzare i ragazzi nel leggere i libri? Ma io non sono particolarmente per la lettura e basta, per quanto io scriva libri. Io sono convinto che i ragazzi devono provare più cose possibili. Mm-hmm. E il libro è in realtà uno dei mezzi migliori per provare più cose possibili. Io non difficilmente riuscirò a fare l'astronauta, però scrivo i libri con un astronauta e un libro mi porta nello spazio ed è molto più economico di una nave spaziale. E il libro mi fa fare il giro del mondo, mi porta nella storia, cioè mi fa fare quelle esperienze che la realtà ovviamente mi impedisce, perché io sono un essere umano e se sono qui non sono da un'altra parte. E quindi il libro è un ottimo mezzo per fare tante altre cose. Grazie, buon lavoro. Grazie a te. Grazie Andrea.